Ok, ci siamo. Ciao Busta, come stai? Bene, Sto bene, sto molto bene, grazie. Carlo, tu? Voi? bene, tutto bene. Bello rivederti. Sei in studio? Sì. Sono in studio, sono in studio. Vai. Allora, io ti chiedo, ecco, continua la tua esplorazione nelle strade, potrei dire anche nei vicoli dell'elettronica. Ecco, post piano session, che cos'è esattamente? Mi sembra che ci sia stato un approccio, un lavoro diverso rispetto a facile. Post piano session è un'altra tappa di questo viaggio, una tappa divisa in realtà in sei stazioni perché avevo bisogno e necessità di prendermi il tempo di esplorarle tutte. Quindi probabilmente un disco non sarebbe bastato, e non lo dico per presunzione, ma semplicemente per una questione di necessità e di onestà. Ho scritto, continuo a esplorare, continuo a viaggiare, continuo a avere l'urgenza, l'esigenza di fare musica, di fare quello che faccio. E ho anche la fortuna e il privilegio di potermi prendere il tempo di farlo e la libertà di raccontarlo come preferisco. Ecco, questo nuovo lavoro esce per l'etichetta Torino Recording Club. Ecco, come dicevi tu poco fa, è diviso in 6 EP. Credo che ognuno poi abbia forse una funzione diversa, no? Cioè, ecco, forse le diverse uscite danno proprio il senso di un viaggio. È quello che una volta si chiamava concept album diviso in sei capitoli, perché sì, è un viaggio che ha bisogno anche di tempo, quindi la corsa di un disco solo probabilmente non mi sarebbe bastata, e mi sono preso il tempo che serviva e l'ho fatto con grande libertà, anche perché ho molto rispetto per chi ascolta e ho anche molto rispetto per me. Quindi l'idea, questo non è un disco da intrattenimento. Non è un disco da classifica, è un disco che se vuoi e se hai voglia e piacere di condividere il viaggio, probabilmente può diventare anche uno strumento bello per vivere la quotidianità delle persone che lo ascoltano in determinati momenti. E quindi ho scelto di farlo nella maniera più onesta possibile. E quella più onesta era rappresentare tutto quello che è stato questo percorso, dividendolo naturalmente per, vogliamo dire, aree tematiche, zone tematiche, composizioni tematiche. Quindi ho cercato di, rispetto a tutto il materiale, quindi all'ascolto che ho fatto nel materiale, di dividerlo per assonanze. Infatti, poi ascoltando i 6 capitoli, ecco, li chiamo così, ho notato ovviamente le diverse sfaccettature, le differenze, i grandi artisti del Novecento, la scuola francese. È stato interessante anche il lavoro che hai fatto sui suoni, no? E credo che prima, all'epoca, insomma, tanto tempo fa, fosse un po' più complicato, no? Il lavoro sui suoni, perché bisognava. C'è un'esplorazione diversa. Adesso magari si trova tutto online, verità, però diciamo che quella ricerca che hai fatto tu. Il fatto di cercare qualcosa che ti circonda, cioè i suoni che ti circondano, è stato interessante. Cioè, hai fatto questa esplorazione un po' più profonda rispetto al passato. L'ho fatta perché mi piacciono i suoni, continuano a essere come dire, un faro nel mio viaggio all'interno della musica. Quindi cercare il suono migliore, quello che ti rappresenti di più, cercare di allargare la tua palette di colori quando componi, e quindi se intendiamo la composizione come dipinto, credo che sia importante. È sicuramente più facile adesso con la tecnologia perché hai tutto più a portata di mano, mentre una volta quando il discorso era un pochino più pionieristico, quindi non legato solo alla composizione, ma alla realizzazione dei suoni, era effettivamente più difficile riuscire a ottenere il risultato. È anche vero che i compositori, penso ai compositori degli anni del secolo scorso, comunque abbiano cercato di sfruttare al meglio la tecnologia che avevano a disposizione, quindi con l'avvento degli oscillatori. E quindi dell'elettricità, l'oscillatore è diventato una parte importante del suono che è stata ampiamente utilizzata e poi naturalmente da quegli anni si è trasformata. Quindi adesso è arrivato il computer, sono arrivati i programmi che ti consentono di dire al computer che cosa vorresti ottenere da quella sorgente sonora e altro, e questo è tutto molto affascinante. Quindi credo che comporre significhi anche vivere la contemporaneità e gli strumenti che la contemporaneità ti mette a disposizione. Io ti chiedo, tu che hai, diciamo così, una connotazione molto forte, nel senso che comunque, ovviamente quando si parla di te, uno pensa ovviamente subito a Subsonica, ma anche a tutte le tue produzioni, quelle precedenti, e al tuo lavoro da DJ, questo è un nuovo percorso molto più che scava in profondità, no? Quanto è stato bello sentirti libero di poter scegliere?
di fare esattamente quello che volevi, di poterti esprimere. Credo che per noi che facciamo musica la libertà sia tutto, perché senza di quella ha poco valore probabilmente il racconto che fai. È vero che all'interno della musica c'è spazio per tutto, quindi la musica può essere semplicemente intrattenimento fatto su ricetta, quindi come dire il fast food d'ascolto non è un problema, anzi può piacere, ogni tanto è estremamente goloso. Credo però, se vogliamo continuare il parallelo con l'alimentazione, che serve un'alimentazione ricca di elementi differenti per poter star bene in salute. Quindi evviva il pop, evviva tutte le forme di pop, evviva la ricerca, l'avanguardia, il rock, il jazz, il death metal, qualunque cosa sia ti possa dare alla fine una risposta, perché poi siamo esseri semplici, perché siamo animali fondamentalmente e reagiamo ancora in base all'assunto che qualcosa o ci piace o ci respinge, quindi siamo binari. La musica ti dice o non ti dice, mi piace o non mi piace. Questo a me affascina perché sì, mi riporta a essere libero. E non avere il condizionamento del pop, della classifica, o meglio della forma canzone, e avere la libertà di poter fare musica senza scrivere la canzone, perché non hai bisogno di farlo in quel momento e non lo senti e quindi non lo fai, è un gesto di onestà. E quindi anche di libertà, e penso possa essere apprezzato. Tra l'altro, diciamo così, porta l'ascoltatore a una certa attenzione, no? Che magari sui pezzi pop non c'è, e mi immagino anche un live molto più intimo. Il live è assolutamente intimo e quella che mi piace definire colonna sonora del silenzio di chi ascolta, perché è una musica di flusso all'interno della quale si inseriscono le composizioni e diventa veramente il paesaggio sonoro all'interno del quale chi viene a sentire il concerto fa viaggiare la mente. Mi piace l'idea di poter pensare a uno spettacolo che sia uno strumento, esattamente come dovrebbe essere la musica, che ci serve per qualcosa. Noi abbiamo bisogno della musica per fare tante cose, per divertirci, per distrarci, per farci dare un bacio, per correre, per rilassarci, per qualunque cosa. La musica è uno strumento, è fatta con gli strumenti per essere a disposizione di chi ascolta. Beh, a me questa cosa piace molto, effettivamente, pensare sai, al caos di un club, invece a una situazione così del genere, appunto più intima, più riflessiva, è proprio uno stacco, è importante, come se tu in qualche maniera ti fossi messo in gioco nuovamente, no? Mettersi in gioco fa parte, credo, della vita e di quello che facciamo. Io faccio fatica a pensare di poter scrivere quello che scrivevo 20 anni fa musicalmente, o meglio, se fossi ancora nelle condizioni esatte di 20 anni fa, scrivendo quello che ho scritto 20 anni fa, probabilmente avrei dovuto già smettere da un po'. Io ho bisogno di svegliarmi al mattino e di trovare l'ispirazione, di trovare la voglia di fare musica, di trovare qualcosa che mi accende una scintilla. Quest'anno mi sono riscritto al conservatorio da studente per prendermi il diploma allo SMET, al Dipartimento di Musica Elettronica, perché ho voglia di ricominciare a studiare, perché so che all'interno di quello che io faccio già da tanti anni c'è ancora così tanto da imparare e così tanto di cui sorprendermi che non vedo l'ora di incominciare. Fantastico. Va bene, Davide, io ti ringrazio. Spero di incontrarti presto. Carlo, a prestissimo, ti do un Grazie. abbraccio, saluta giù. Ciao. Ciao.